Allora, lei si aspettava tutto questo baccano, questo casino su No, questa storia? non me lo aspettavo perché pensavo di vivere con delle persone più intelligenti, più civili, che si preoccupano realmente dei problemi di un paese. Se tutto l'altro della foto non sono io, quindi voglio dire, mi dispiace per tutti i giornali e i giornalisti che hanno dichiarato il fatto, però la ragazza non sono io. Quindi, girando su Facebook, trovo su un profilo di un fake, insomma, nickname, che conosco perché mi perseguita da qualche anno. Trovo questa foto con il simbolo fallico e c'era un commento, c'era scritto che io come assessore, in qualità di assessore a Casoli, avrei fatto richiesta per la nostra piazza di questa fontana, ok? Avrei commissionato questa fontana per la nostra piazza. Ora avevo due opzioni, io stavo zitto e rispondevo. Potevo rispondere in maniera seria, arrabbiata o ironica. Io sono ironica. Io ho scritto, ho preso la foto, l'ho condivisa sulla mia pagella e ho scritto: finalmente, molto bella, una cosa del genere, continui, continui, maneggiare con cura. Dopo di questo, il consigliere regionale Marino ha chiesto le mie dimissioni al comune di Casoria, peraltro non sono state accolte, naturalmente perché il mio sindaco, in un primo momento, come dire, era incredulo perché data la propria cosa assurda in sé, e ha mandato, questa nota il consigliere anche all'ufficio scolastico regionale perché sono Lei insegnante insegnante, sì. e quindi non rappresento moralmente né la città di Casoria né posso insegnare. Comunque non si è pentita di questo scherzo, cioè di questo No, non suo. mi sono pentita, non so se questo è l'elemento di, come dire, di condanna o meno, però io non mi sono pentita, perché a questo punto andiamo avanti e vediamo, anzi, bene, perché si scopre anche quello che sono poi gli altri politici, perché mi fa piacere che il consigliere Marino sia venuto fuori così, perché credo che poi usciranno, come solitamente succede, chiaramente io investito in un avvocato, vediamo tutto quello che viene fuori. Non è che mi aspettavo che andasse a scatenare questo putiferio, però ripeto, questo putiferio non è che ci debba fare proprio onore a noi persone, a noi italiani, a noi cittadini, non è che ci fa proprio onore. Perché lei deve sapere che l'altro ieri sera, l'altra ieri notte, ci sono state tre bombe qua tra Casoria e Afragola, che hanno avuto la stessa risonanza di questa sciocchezza. Che noi dedichiamo pagina intera a questa cosa, e poi tre bombe messe in contemporanea, una notte e l'altra notte, l'articoletto finisce lì.